A causa del maltempo è stata costretta ad accorciare il percorso della tappa di giovedì. Simona Casana, volontaria di Aile Brescia, ha comunque percorso quasi 800 km in bici nell'arco di una settimana per raggiungere dalla sua città Rimini, toccando Parma, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì. L'ultima città toccata dal suo tour sarà Pesaro. L'obiettivo di Simona è raccogliere fondi per sostenere i progetti di AIL. Mi è piaciuto in particolar modo quando ho scoperto che l'AIL di Brescia aveva gli appartamenti che vengono dati in uso gratuito ai malati o ai loro accompagnatori, e quindi sto, diciamo, scoprendo ogni sede AIL provinciale, capendo cosa fa, come funziona, perché pur essendo l'AIL nazionale, ogni sede provinciale si costruisce sul proprio territorio, e quindi in questo modo io vado un po' a curiosare a casa di tutti e mi porto soprattutto delle grandi, bellissime esperienze. Venerdì pomeriggio alle 16.30, all'arrivo al Club Nautico Rimini, Simone ha trovato ad accogliere il presidente di AIL Rimini, Edoardo Pinto, insieme ad un gruppo di volontari. Presente anche l'assessora del Comune di Rimini, Francesca Mattei. Abbiamo atteso veramente con molto, ma molto piacere l'arrivo di Simona, che è partita da Brescia la scorsa settimana, il 14 settembre. Era tutto preventivato, siamo contenti che ha trovato bel tempo negli ultimi chilometri di questa tappa che lei fa per raccogliere fondi e per sostenere le case AIL, e quindi far sì che tutti i pazienti che hanno bisogno di portarsi in quei centri ematologici dove ci sono le case AIL possano essere accolti. Siamo anche noi di Riminiale abituati a iniziative del genere. Abbiamo un volontario che è un runner, che nel 2016, 17, 18, 19 ha coperto delle distanze a piedi da Rimini a San Giovanni Rotondo, da Rimini a Viareggio, da Rimini a Verona e da Rimini a Rizzo Rimini. L'accoglienza è meravigliosa ovunque io vada. Qui a Rimini è stata veramente strepitosa e non mi aspettavo così tanta gente, non mi aspettavo il presidente. Sono contentissima, diciamo che ho già dimenticato l'acqua che ho preso.